Benvenuti ad una nuova puntata di Spazio Aperto. Oggi siamo in compagnia del vice sindaco di Comiso Gaetano Gaglio, esponente di Articolo 1, e del segretario cittadino del PD di Comiso, Biagio Taranto, a cui do il benvenuto. Grazie Buonasera. Di essere qui con noi. Oggi parliamo di elezioni regionali, ne parliamo a livello territoriale, per capire un po' come sono andate queste elezioni. Voi Articolo 1, PD, comunque a Comiso un po' collaborate. Ma guarda, noi ci siamo trovati, io poi vengo dal PD, quindi la mia storia è stata sempre di collaborazione. Devo dire che per la prima volta in questa campagna elettorale le strade, diciamo così, della sinistra si sono divise, ovviamente non per percorsi locali ma per percorsi che afferiscono a livello regionale e, mio malgrado, devo dire a livello nazionale, perché alcune scelte del PD secondo me sono avvenute a Roma e non certo a Palermo. Per cui è il primo momento in cui ci siamo visti separati con due linee diverse. Noi abbiamo fatto questa scelta di non andare tutti insieme quando è stato chiaro che la discontinuità dal governo Crocetta non sarebbe stata assicurata dal candidato del PD, che era Micari. Non sulla persona di Micari, su cui devo dire che Articolo 1 ma anche Sinistra Italiana si erano inizialmente dimostrati d'accordo, ma quando poi la coalizione è diventata un'altra cosa, si è allargata alla destra, perché Alfano, insomma, poi di destra si parla. Tra l'altro si è rifiutata la discontinuità dal governo Crocetta, imbarcando anche Crocetta e gli esponenti di quel governo. È stato chiaro che per noi, che volevamo rappresentare un mondo a sinistra che all'Assemblea regionale non era rappresentato fino ad oggi, la strada non è stata altra possibile che non quella di seguire una linea propria con un candidato proprio, che poi è stato Claudio Fava. Devo dire che, insomma, col senno di poi non lo so se gli amici del PD, passare la parola, la scelta di Alfano al posto di Claudio Fava, insomma, poi abbia pagato. Beh, sicuramente mi riallaccio a quello che dice il vice sindaco Gaglio, insomma, la scelta è chiaro, a cascata non ha sicuramente ripagato, diciamo, gli sforzi fatti sia dal PD che dai compagni della sinistra. Devo dire che dai risultati alla mano vediamo che è stata una scelta alquanto, diciamo così, possiamo dire sbagliata e poco condivisibile, quella di allargare la coalizione al partito guidato da Angelino Alfano, quando invece secondo me bisognava dare uno sguardo più a sinistra. Prova ne è, sì, e questo è dimostrato dai numeri, appunto, che si fanno analisi da soli. Rivolgo questa domanda a entrambi, insomma, mi risponderete voi nell'ordine che preferite. Fava e Micari, secondo voi, erano le persone ideali in questo momento per essere i candidati? È stata una scelta, quella dei candidati, sbagliata, o quella delle coalizioni che sono cambiate magari in un momento in cui non dovevano? Quali sono state le ragioni effettivamente di questa, diciamo, un po' caduta per il PD? Allora, sicuramente le persone sia di Claudio Fava che di Micari sono due persone non discutibili, integerrime entrambe. Sicuramente in una fase così difficile della sinistra e del centro-sinistra in Sicilia, dopo l'esperienza di Crocetta, andare comunque divisi e quindi contrapposti alla competizione elettorale sicuramente non ha pagato. Le persone, gli elettori, anche storicamente di sinistra, secondo me avrebbero preferito un candidato unico, ma Gaetano Gaglio ha spiegato le ragioni, appunto, della parte più a sinistra del PD, della scelta che è stata fatta, cioè quella di non condividere un percorso con Alfano. Ragioni comprensibili per voi? Ma guarda, Vale, io ti dico che Micari poteva essere un candidato giusto e un candidato utile qualora avesse rappresentato qualcosa di diverso dal governo Crocetta, dalla coalizione precedente.
quando fosse riuscito a dare l'immagine che si era creato qualcosa di nuovo e magari una coalizione interamente di centrosinistra poteva rappresentare questo valore aggiunto di novità. Per Fava noi non siamo completamente soddisfatti del risultato, puntavamo a qualcosa di più, però non possiamo dirci completamente scontenti e per la prima volta dopo parecchi anni la sinistra torna all'assemblea regionale, il risultato di Fava superiore al 5% come lista e sul 6% come presidente, comunque è un inizio. E poi noi registriamo un grande successo, il grande successo di essere riusciti a riunire tutte le anime della sinistra. Ecco, Claudio Fava è stato il nome giusto e il nome migliore possibile per iniziare un percorso che non finirà certo il 6 novembre con lo spoglio dei dati. Claudio Fava è stato il nome che ci ha consentito di metterci insieme, vedrai che anche nei territori l'unità della sinistra sarà un processo che è iniziato adesso e continuerà per le amministrative, per le politiche, e forse siamo veramente all'inizio di un partito unitario della sinistra. Grande merito di questo ce l'ha Claudio Fava, che è stato il nome che è riuscito a mettere d'accordo un insieme di forze che non era scontato che poi alla fine si mettessero d'accordo. E poi ti devo dire che invece il risultato provinciale della lista dei 100 passi è oltremodo positivo, il 10% per un raggruppamento che si è creato praticamente in un mese prima della campagna elettorale nel capoluogo di Ragusa, anche qui un risultato straordinario. A Comiso siamo andati un po' peggio rispetto ad altre realtà, ma a Comiso c'era un candidato della sinistra che era Pippo Di Giacomo, che comunque ha fagocitato anche tante persone, tanti elettori che erano al confine, insomma, quindi veniva anche difficile controbattere questo tipo di effetto. Però anche a Comiso è stato il Movimento 5 Stelle un po' quello che l'ha fatta da padrone. Beh sì, il Movimento 5 Stelle comunque si afferma primo partito in questa tornata elettorale per le regionali, è anche comprensibile come risultato, comunque una lista abbastanza forte, una lista che ha preso consensi per tutti e quattro i candidati, hanno comunque portato un numero di voti cospicuo alla causa, era facilmente prevedibile, permettetemi di dire che era facilmente prevedibile, perché da una parte avevamo una, diciamo così, continuità col governo Crocetta che appunto non ha pagato, una sinistra purtroppo che va da sola, dato di fatto con il candidato Fava, la coalizione di destra e centrodestra tutta unita è quindi l'unica, diciamo così, vera alternativa di cambiamento secondo me potevano essere i 5 Stelle, che hanno portato sì un risultato ma che su base regionale però dobbiamo dire che comunque hanno deluso, perché sì è vero che sono primo partito ma con il candidato presidente non ce l'hanno fatta, gli elettori siciliani hanno purtroppo preso, diciamo così, come simbolo di cambiamento Nello Musumeci e non Cancelleri. Questo sicuramente per meriti non suoi, ma per lo scenario politico appunto che si è presentato in Sicilia. A livello territoriale, l'aver dato comunque questo spazio al Movimento 5 Stelle ha provocato negli altri partiti, secondo voi, e anche nei vostri, un senso di, comunque, di rammarico, qualche senso di colpa per non aver pensato prima a quello che era prevedibile? Perché per utilizzare le parole, insomma, che ha utilizzato Biagio Taranto, era prevedibile, ma questo era prevedibile, provoca qualche senso di colpa? La valutazione sul voto sui 5 Stelle è una valutazione che deve intanto scindere la vicenda della lista con la vicenda del presidente Cancelleri. Queste sono giornate di riunioni e di analisi del voto anche all'interno dei partiti e dei movimenti. Una cosa che balza subito all'occhio è il forte differenziale tra il voto che il presidente Cancelleri ha ottenuto e il voto della lista invece del Movimento 5 Stelle. C'è una parte di voto del presidente Cancelleri che ovviamente viene da altri partiti. Ovviamente molto poco proviene dalla lista dei 100 passi, quindi dalla sinistra. Gran parte però viene dal PD. Se noi andiamo a vedere il differenziale tra il voto registrato da Micari presidente e il voto della lista del PD o delle liste della coalizione, quasi la stessa differenza. Micari prende all'incirca 7 voti percentuali in meno delle proprie liste, Cancellieri prende all'incirca 7 voti percentuali in più della propria lista.
è il fenomeno del voto utile. Evidentemente una grande parte dell'elettorato del PD, pur di non fare vincere Musumeci, che è il competitor di destra, ha scelto scientificamente di andare a votare un presidente che potesse impedire la vittoria di Cancellieri ed essere il meno peggio. Poi è chiaro che all'interno degli schieramenti evitare il voto al 5 Stelle è un'operazione difficile, perché il voto al 5 Stelle è un voto di rottura, è un voto di protesta, è un voto che non ha un programma formulato. Faccio un esempio banale, la vicenda dell'abusivismo di necessità. I 5 Stelle sono contro i piani regolatori cementificatori, contro il consumo di suolo, contro tutto quello che rinfacciano agli altri partiti che hanno governato fino ad ora. Quando è esplosa la vicenda dell'abusivismo, per raggranellare qualche voto, immediatamente sono stati a favore dell'abusivismo di necessità, cioè l'esatto contrario di quello che avevano sostenuto fino a prima. Non è una cosa nuova, non è una cosa strana. È un partito che è fortissimo nel contrastare, purtroppo, anche le mancanze di chi ha governato, perché Crocetta ha fallito per il centro-sinistra miseramente la sfida di governo, ed è questa la vera ragione poi per il calo di tutti i partiti della sinistra. I 5 Stelle, fino a quando non governano, sono naturalmente nella condizione di essere quelli che ispirano più fiducia, perché non hanno sbagliato. Quando si trovano a governare, vedi Roma, vedi Ragusa, vedi tutti i posti in cui governano, immediatamente l'appeal scende. Se non vincevano questa volta in Sicilia, è difficile che riusciranno nella sfida successiva. Però rimane il fatto che i 5 Stelle e il centrodestra si equivalgono, la sinistra e il centrosinistra in questo momento sono molto al di sotto, bisogna lavorare parecchio. Ecco, appunto, il prossimo step sono le amministrative, le nazionali, quindi c'è molto da lavorare. Il PD farà come un buon padre di famiglia, cercherà di riunire un po' tutti, oppure si resta sulle proprie posizioni, secondo lei? Beh, sicuramente il PD ha una responsabilità, ha un onore e un onere, quello di essere un grande partito. Come tutti i grandi partiti che si rispettano, non può fare altro che dialogare, parlare con tutti, e come ho detto prima, ripeto, in primis bisognerà guardarsi a sinistra. Ovviamente la mia è un'opinione strettamente personale, dico che guardarsi a sinistra può essere intanto un punto di partenza, dopodiché il PD che poi deve... In questo momento, non voglio dire, guardarsi a sinistra... Cioè, abbiamo il vice sindaco Gaio, non voglio dare indirizzi politici, ci mancherebbe, però insomma fa... Ma mi viene naturale, girarmi a sinistra e vedere Gaetano Gaglio, il che non... ma è chiaro, sotto gli occhi di tutti, noi dialoghiamo, il vice sindaco del sindaco Spataro, quindi stanno facendo veramente un lavoro prezioso ed un grande lavoro tutti i giorni e hanno fatto tanto appunto proprio per Comiso. Ricordiamo che siamo usciti fuori dal dissesto finanziario, è grande merito. Bisogna darlo all'assessore Gaglio, che ha stilato in 3 anni non so quanti bilanci, quindi voglio dire, questo è chiaro, appunto, quando ci mettiamo a lavorare un grande partito, ripeto, come il Partito Democratico, non può non dialogare, soprattutto intanto a sinistra. Ma quindi una domanda un po' invadente, per queste elezioni vi siete divisi per una questione nazionale o perché anche a livello territoriale c'è stata questa divisione PD, articolo 1, l'avreste fatto comunque? Allora, la competizione elettorale era una competizione regionale. L'obiettivo era quello di un governo della regione che cambiasse radicalmente le cose rispetto al governo precedente, che da noi, ma anche da loro, è stato giudicato assolutamente fallimentare. Per noi era una strada obbligata. Una volta che si è scelto di non dare discontinuità con l'esperienza di governo precedente, per noi era una scelta obbligata quella di seguire un altro percorso, che ovviamente era meno conveniente, perché era sotto gli occhi di tutti che era difficile un'affermazione di fava al governo della regione. Per quanto riguarda il livello nazionale, naturalmente le interlocuzioni, anche se in questo momento sono difficili, sono ovviamente sul tavolo. A noi interessano le politiche per i cittadini, non è un problema di Renzi, non è un problema di D'Alema, a noi interessa fare determinate cose. Se si rompe sulla legge finanziaria, si rompe perché noi chiediamo l'abolizione del super ticket sulla sanità e non ce lo concedono. E noi chiediamo di fare investimenti sulle opere pubbliche e si continua con i bonus. Ma se si trova un punto di incontro sulle politiche, non c'è un problema di dialogo. Dal punto di vista locale, Comiso, per intenderci, le cose sono molto più semplici. La collaborazione amministrativa è in atto
la disponibilità del PD da questo punto di vista non ha preclusioni e non ha ostacoli, tutto lascia pensare che questa esperienza si possa ripetere anche alle prossime consultazioni. Naturalmente ancora è prematuro, insomma, bisogna certo. fare tutti i passaggi politici necessari, però io insomma, su questo sono abbastanza ottimista. Gli altri livelli seguono un problema di politiche. Noi dobbiamo decidere che tipo di governo dobbiamo fare, se ci troviamo d'accordo la collaborazione a sinistra non è un problema, e il problema non è Alfano che sia presente o meno in una coalizione, il problema è cosa si vuole andare a fare l'indomani che si è vinto le elezioni. Se si vuole continuare come Crocetta non ci siamo stati ora, non ci saremo anche in futuro. Se invece le politiche sono diverse, ovviamente saremo presenti, perché a noi interessa una prospettiva di governo, non una prospettiva di testimonianza. Il governo però ha un senso se riusciamo a fare le cose che vogliamo per i cittadini e per le fasce più deboli del mondo del lavoro e della società, altrimenti non serve andare a governare per una poltrona in più o una poltrona in meno, non è un problema. Segretario, cosa vi chiedono i cittadini oggi? Beh, i cittadini oggi sicuramente chiedono intanto la serietà amministrativa che ha contraddistinto, penso, l'amministrazione Spataro. È un'amministrazione comunque che ha lavorato, che ha fatto tanto, e siamo usciti dal baratro del dissesto finanziario, che vi assicuro non è né semplice né bello andare a governare una città per 4 anni in regime di dissesto finanziario, dove praticamente non si può fare nulla se non i servizi essenziali, che sono il raccogliere la spazzatura, l'energia elettrica. E stipendi. Quindi adesso quello che ci chiedono i cittadini, e sono le risposte che noi appunto vogliamo dare con l'amministrazione Spataro, è un intervento appunto in città con opere pubbliche, è un intervento nelle politiche sociali, sono tutta una serie di interventi appunto per dare le risposte che Comiso merita e che l'amministrazione Spataro è in grado di dare. Vice Sindaco, Comiso in questo periodo ha visto fermento dal punto di vista dei lavori pubblici? Siamo arrivati finalmente, diciamo così, al momento della raccolta. Fino a novembre del 2016 noi siamo stati paralizzati, novembre del 2016 è la data in cui arriva il decreto che sancisce l'uscita dal dissesto finanziario. Non siamo stati ad aspettare novembre 2016, abbiamo utilizzato quegli anni in cui non si potevano dare risposte alla città e bisognava fare di necessità virtù e quindi politiche di lacrime e sangue per progettare, mettere in cantiere progetti, stanze, richieste di finanziamento, ottenere anche dei finanziamenti. Finalmente siamo arrivati alla stagione dell'apertura dei cantieri. Stiamo dando in appalto diverse opere pubbliche, la scuola materna di via Bufalino è in costruzione, 3 milioni e 200 mila euro di lavori, la strada di collegamento con la zona artigianale che aspettavamo da una ventina d'anni, finalmente i lavori sono stati consegnati, entro l'anno speriamo che il cantiere venga ultimato, e poi ancora le manutenzioni stradali straordinarie, e poi ancora il corso Vittorio Emanuele, la pista da jogging vicino all'area della piscina comunale, via San Biagio e la riqualificazione del centro storico, sono tutti progetti finanziati parte con finanziamenti regionali, parte con finanziamenti statali, parte con finanziamenti della Cassa Depositi e Prestiti, che finalmente adesso i cittadini cominceranno a vedere. Non ultimo, siamo alle battute conclusive della concertazione per il progetto di finanza del cimitero di Pedalino, che è stato opera, tra l'altro uno insomma, dei temi molto trattati in questa campagna elettorale, il project financing a Comiso per il cimitero. Sì, un po' da trattati, tutti i partiti, trattati diversamente. Trattati diversamente, perché ovviamente la destra, che aveva già fatto il progetto di finanza e non era riuscita, per le note capacità amministrative che hanno contraddistinto la giunta precedente, a realizzare nulla, vedeva come possibile solo il cimitero di Pedalino e non l'ampliamento di Comiso. I 5 Stelle, che in tutta Italia si professano contro i progetti di finanza per i servizi pubblici, partono dal presupposto che non bisogna privatizzare alcun tipo di servizio. Naturalmente la scelta era dettata dal fatto che non c'era altra soluzione per questo tipo di problematica. A Comiso sapete che non abbiamo dove seppellire tra poco i nostri defunti se non nei campi di inumazione, quindi non su monumentini costruiti. Però ripeto, questa è una delle tante opere che finalmente adesso si vedranno in città. Abbiamo pianificato bene in questi anni, adesso è il momento in cui raccoglieremo. Segretario, da un lato amministrativamente, insomma, a Comiso il PD c'è, articolo 1 c'è, vi fate sentire, dall'altro le regionali un pochino hanno pesato, il futuro qual è?
Beh, il futuro appunto è ripartire dal dato delle regionali che sicuramente non ci lascia contenti o soddisfatti. Non stiamo qui a nasconderci dietro il dito appunto. È un risultato che comunque pesa, è un risultato che fa male perché perdere le elezioni ci sta, perderle così no, quando non sei praticamente stato in corsa bisogna fare innanzitutto mea culpa. Quindi bisogna ripartire appunto da quanto di buono c'è, che può essere, come abbiamo detto per esempio, l'amministrazione Spataro, che è una dimostrazione che si può lavorare bene, si può lavorare insieme e da qui ripartire. Noi abbiamo a breve la scadenza elettorale per le amministrative e siamo appunto pronti a partire e a ripartire da questi dati. Certo è che questi dati appunto ci lasciano un po' l'amore in bocca dopo, da lunedì 6 novembre, dopo diciamo lo spoglio delle schede. Però questo non ci deve assolutamente, noi non dobbiamo demordere, non ci deve fare nessun passo indietro, anzi deve essere una spinta per poter fare di più, perché il Partito Democratico può e deve fare di più. Sicuramente ha le forze, ha le risorse per farlo, che se ne dica, ha comunque un gruppo dirigente giovane, dinamico ed energico che sicuramente non farà mancare l'appoggio e la spinta e la grinta necessaria per presentarsi alla prossima tornata elettorale. Vice Sindaco, siamo in chiusura, una cosa che non rifarebbe, una che rifarebbe di queste regionali? Che rifarei l'impegno sul territorio, tutti gli incontri con i cittadini e tutta la parte in cui abbiamo ascoltato le esigenze e abbiamo cercato di metterle a buon frutto per stilare poi un programma che fosse più calzante al voto dei cittadini. La cosa che non rifarei magari è ridursi all'ultimo momento per fare la scelta di un candidato identitario della sinistra. Sarei partito un po' prima, avrei perso magari meno tempo nelle trattative per un raggruppamento che poi sono finite male e ci siamo trovati a dover correre con il candidato. Noi abbiamo fatto poco più di un mese di campagna elettorale ed essendo una forza nuova, un raggruppamento nuovo, una sfida nuova, magari avremmo avuto un po' di tempo in più, sarebbe andato un po' meglio. Io vi ringrazio per essere stati con noi e ringrazio il vice sindaco di Comiso Gaetano Gaglio, il segretario del PD di Comiso Biagio Taranto e vi do l'appuntamento alla prossima puntata. Arrivederci.